Adesso l'entità GIL, che si manifesta attraverso lo strumento ML, parlerà della cristallizzazione dovuta all'età e del perché non bisogna mai dare la colpa agli altri. Gilles, perché hai parlato della cristallizzazione, dicendo che è più radicata con l'età avanzata? Mi puoi spiegare meglio, per favore? È semplice, molto semplice, miei cari. Voi, essenze spirituali, siete costretti a vivere in un meraviglioso tempio che non sempre è perfetto e non sempre è curato, non sempre sostenuto né dalla scienza né da voi. Questo involucro, logicamente, perché è fatto di materia greve, anche se energetica, energia, e si decompone, si perde le forze, perde energia. Ora, la visione che il corpo, che l'essere ha di questo corpo che si decompone non è gradevole per la persona che vive, e se non ha, diciamo, questa confidenza e questo rispetto per questo tempio, diventa stranamente crudele e si incattivisce, si potrebbe dire, ma non con gli altri, anzitutto con se stesso. Non comincia ad accettare ciò che è inesorabile, cioè accettare il corpo che si guasta. Non accettare una cosa che deve avvenire, che è gioco forza che avvenga, è già un atteggiamento negativo, e allora l'essere è meno entusiasta della vita, è meno curioso, è meno grato, è meno riconoscente, proprio perché vive in questo involucro che purtroppo non risponde alle esigenze, ai desideri, alle aspirazioni che un essere può continuare ancora a coltivare. Ecco cosa avviene. Avviene perché l'uomo non accetta la morte, la decomposizione, la fine, come se fosse la fine di tutto. E stranamente non si rivela questa non accettazione in gioia. Avviene solo in casi particolari di malati eccezionali, di persone eccezionali che sanno trasmettere gioia, amore, bellezza anche in un corpo infelice, triste, bloccato, ma è raro. Se mantiene lucida la mente e il cuore, normalmente purtroppo diventa un po' ostico verso la vita, la propria e quella degli altri. Ecco perché, ma è sempre la paura di lasciare un piano terreno, la paura di lasciare i beni, poi non si parla, la paura di lasciare gli affetti altrettanto di un altro valore, ma questa partenza è sempre piuttosto dolorosa, e allora a questo punto, essendo dolorosa, e questo dolore traspare, questo dolore si esprime nella negatività dei pensieri, negli atteggiamenti irosi, rancorosi, rabbiosi, nell'aggressività, in mille forme. Ecco perché l'uomo non accetta che la materia, che è tale, come tutte le materie, come l'albero d'inverno, che non fiorisce più, non accetta questa stagione così pesante, così greve, così inevitabile. Ti ringrazio. Ma allora perché si dice quando più il corpo è debole, più lo spirito è forte? Si dice perché quando il corpo è debole è l'unico momento che finalmente lo spirito alla superiorità e la forza di emergere. Allora, che cosa avviene? Che in certi soggetti, non tutti, più il corpo si indebolisce, più
più si rafforza questo spirito che veramente fuoriesce da questo corpo, quasi, direi metaforicamente e materialmente, perché quel corpo che soffre ha questa forza di uscire, ha questa forza di far uscire lo spirito, e lo spirito va a rinfrancarsi, va a rigenerarsi, va a casa, prima del tempo, molto anche prima, e ritornando è sempre più caricato, mentre questo corpo non lo è. Ecco perché. Ma non sempre avviene. Perché? Perché, ripeto sempre, voi dovete sempre giudicare le persone, non certo né per l'istruzione, né per la professione, né per il potere che esercitano, ma solamente per il loro livello evolutivo, che voi non potete giudicare certamente, perché è un errore e un compito troppo difficile, perché non riuscite neanche a giudicare il vostro, salvo i momenti di particolare percezione, ma quantomeno dovete con grande serenità comprendere che ogni individuo ha il suo livello, e quando avete capito che ogni individuo ha il suo livello, non potete dire è cattivo, è feroce, è crudele, è il livello di quell'uomo o di quell'essere che deve fare quello che fa, anche fino al genocidio, quello che ti pare. Perciò dividete d'ora in poi gli uomini a seconda la vostra percezione del loro livello evolutivo, e quindi non farete più differenza di classe, né di istruzione, né di simpatia, né di antipatia, ma del livello. E quindi più delusioni avrete, più darete una spiegazione benevola. Ecco, quella persona non poteva darmi che quello che mi ha dato, non può darmi che quello che mi dà per oggi, ma domani non si sa, perché voi non sapete quanti miracoli avvengono, perché non ve ne rendete conto, ma i miracoli avvengono sempre. A volte credete di essere voi un po' l'autori o le autrici di questi miracoli, ma in effetti siete solamente gli esecutori, ma i miracoli avvengono. Quindi in questo momento quella persona ha detto, ha fatto, si è comportata in quel modo perché il suo livello è quello. Però sperate sempre, sempre. Voi dovete sempre pensare che non è mai irreversibile o irrevocabile il fatto che una persona migliori da un giorno all'altro, da un momento all'altro, mettendoci del tempo in mezzo, subendo alcuni avvenimenti, ma l'evoluzione è inesorabile, avanza, e i passi sono a seconda della gamba dell'individuo. Per cui, ripeto, voi dovete suddividere l'umanità a seconda delle loro capacità, a seconda della loro avidità, a seconda della loro ambizione, dei loro desideri, della loro scontentezza, della loro voglia di colpevolizzare gli altri. Altro elemento, argomento che dovete stare sempre attenti, mai, 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 mai e poi mai dare la colpa agli altri. È avvenuto così perché così doveva essere, e io, dovete dire, da questo avvenimento devo imparare tante tante cose. Ma la colpa è di lui e di lei e di mia madre, di mio padre, di mio figlio? No, loro sono stati strumenti perché tu potessi capire che che dietro quella cosa negativa che stai vivendo c'è un grande insegnamento, cioè di potervi avvicinare veramente in maniera sommessa a quella forma di amore che è così difficile da attuare sulla terra.